di Spencer TV. Rotocalco di cultura e informazione da Volterra e la Toscana, di Pietro Gasparri. Condotto da Pietro Gasparri e Gianna Fabrizi. Siamo ancora ad Alberese, all'azienda regionale agricola, dove faremo una puntata davvero particolare, perché seguiremo i butteri dell'azienda nel loro lavoro quotidiano. Ci fa da guida il nostro amico Alessandro Zampieri, responsabile, come ci possiamo definire, Alessandro? In gergo tecnico sono responsabile del settore zootecnico, in gergo buttero sono il massaro. E allora ci accompagna per questa giornata insieme ai butteri il massaro dell'azienda, Alessandro Zampieri. In altre zone del mondo vengono chiamati cowboy, gaucho, zigos. Qui è il buttero, il maremma, diciamo, in Italia è il buttero, e niente, è il guardiano, diciamo, delle mandrie. È insostituibile per questa funzione. Io dico sempre, se in altri lavori in agricoltura c'è stato un progresso, il buttero è rimasto quello di una volta, perché non c'è un altro sistema utile per controllare queste mandrie. Il lavoro mattutino a cavallo è sempre quello, non è cambiato. Non è solamente montare a cavallo, ci sono lavori anche con la trattrice, ci sono la pulizia di stalle, c'è da aggiustare le staccionate, c'è da domare i puledri, cavezzarli, cioè il lavoro è anche rischioso. Stefano, uno dei butteri dell'azienda. Stefano, il lavoro del buttero abbiamo appena detto che è molto faticoso, però al di là della fatica c'è anche il divertimento. Più che il divertimento c'è la passione, la passione per i cavalli, per le bestie. Infatti uno dei problemi che riscontriamo noi con i giovani anche è proprio la passione di questo mestiere. Purtroppo non troviamo personale che abbia veramente passione. Durano qualche anno e poi se ne vanno. Il butter è rientrato dal suo giro di controllo, sciarma il cavallo e se ne va a riposare. Ed anche per oggi abbiamo concluso il nostro viaggio all'interno dell'azienda regionale agricola di Alberese e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.